Via Sparano, una delle strade più note della città di Bari, la via dello shopping, spesso ridotta a latrina. E quindi, avvocato Carieri, venga a darmi una mano, mi faccia vedere. Abbiamo questa macchina straordinaria, sì, che praticamente è un aspirapolvere, vero? E aspira qualunque cosa. Qualsiasi cosa, da un micro rifiuto di un coccio di vetro, un coriandolo, una sigaretta anche incastrata nell'interstizio del pavimento. Una cosa. Da vetro fino anche una bottiglia di plastica semipiena o anche di vetro, di birra. Anche semipiena, nel senso pesante di quella, di quell'entità. Sì, anche di quelle. Che capacità ha questa macchina? Allora, la macchina raccoglie circa 240 litri, cioè un classico bidone carellato. Molto standard. Più di me, diciamo. È vero? Mi anche io mi ci metto insieme, insieme, sì. Voi sappiamo che l'avete proposta, sì, all'AMIU, la nostra municipalizzata. Sì, 3-4 anni fa avevamo fatto una piccola provetta con la società, perché diciamo un po' il nostro lavoro, no? Quello di... Che cosa vi hanno detto? Beh, che ci facevano sapere. Quello era quello che... Ma ti do io una raccomandazione, ho agganci dentro l'AMIU. E gli ho chiesto di venire a Bari per tornare a far vedere come nel mondo e come anche in Italia soprattutto si puliscono in maniera moderna le città, in maniera ecocompatibile anche. Anche perché se uno si mette con l'aspirapolvere può andare da solo, no? Sì. E quindi altri si liberano per andare per esempio in periferia dove... Niente, è così. Sì, soprattutto la ramazza e la paletta sono cose del passato. Il secchio che uno piega, poi alza col piede, sì, sai quella roba? Così, così come l'Apecar con cui vanno in giro a gasolio è assolutamente inquinante. E quindi abbiamo bisogno di mettere un po' di modernità anche nell'AMIU. Ecco perché oggi facciamo questa dimostrazione. Però devo fare la domanda: quanto costa? Perché... Questa lo dice lui qualcosa, perché io non lo so. Alistino, lo sconto barese, dai. Beh, un macchinario del genere, mentre ovviamente siamo intorno alle 20.000 euro, però... E quante ne vuoi vendere? Quante ne servono, avvocato? Almeno 4. Queste ne servono, secondo noi, una decina, due per municipio. 200.000 euro. L'AMIU noi ci costa 70. Ogni anno 70 milioni di euro, quindi 200.000 euro, parliamo di un piccolo investimento. Ma soprattutto la caratteristica di questa macchina, che poi vedrai, è una in particolare che credo interesserà molto ai cittadini. Aspira le cacche dei cani. No, no, ragazzi, le cacche quindi, dei cani. Quindi abbiamo con questa macchina la possibilità di risolvere. Però non è che adesso pensate di farla fare perché tanto c'è l'aspirapolvere, no, dovete comunque raccogliere. Quello che è proprio se è distratto e non viene multato nemmeno, almeno... Sì, attualmente diciamo, le lasciamo ancora sul suolo urbano, con questa macchina qua potremmo anche risolvere questo problema. Io spero che l'AMIU possa raccogliere questa ennesima provocazione, questa proposta, diversamente mi auguro che diciamo, da giugno del 2019 ecco, l'AMIU possa finalmente... riconvertirsi all'ecologico. Ma non è che col suo stipendio riesce a comprare almeno una. Tu sai che quello da consigliere, tu sai che lo stipendio da consigliere attualmente è intorno ai 1.400 euro. Insomma, possiamo fare anche questo, però non mi chiedete anche questo. Ma raccoglie anche quella più liquida? Sì, anche questo riesce. No, vabbè, allora dai, ma che aspettiamo? Ha un nome. La macchina si chiama Glutton, che tradotto in italiano che cosa significa Glutton? Ghiottone. Infatti ghiotto per Canaruto. Allora andiamo, ghiotta, vediamo. Ghiotta di, vediamo come ghiotta funziona. Tutto, sì. Ci vuole una patente speciale? No, assolutamente no. Dopo si un può po' di pratica. Esatto. Perché altrimenti ne scappi davanti noi, alla macchina. Noi abbiamo visto che ogni operatore dopo un paio di giorni riesce tranquillamente ad usarla. Magari si allena fuori dall'AMIU, che anche là c'è un po' di schifezze. Si allena un po' e poi viene qui in centro. Semplicemente questa macchina, con una semplice pressione di questa leva, la macchina già segue l'operatore sia in avanzamento che in retromarcia. C'ha pure la retromarcia, ecco perché costa 20.000 euro. Va bene, vediamo. Questo tubo invece è in fibra di carbonio, molto leggero da tenere, con un puntale gommato. Questo è il rumore massimo della macchina, quindi molto silenziosa. Voi lo sentite? Sentite il rumore voi? No? Silenziosissimo. E adesso... Ci togli un po' quello schifo che sta certo, là. Guarda, Samuca, vedi un po' lo schifo che sta qua. C'è la fogliolina, sì, ma c'è anche la bottiglia, la lattina. No. Incredibile, incredibile. Adesso la proveremo anche noi. È un divertimento veramente incredibile. Raccoglie qualsiasi cosa. Cicche di sigarette. Eccoli qua, guardate un po'. Anche la polvere. Anche la polvere raccoglie. Abbiamo la velocità normale, ma quando vogliamo raccogliere qualcosa che è ostica, possiamo mettere il turbo boost, come supercar, ve lo ricordate? Super boost e arriva, raccoglie, tu qua è attaccata. No, prende pure questo. Signori, boom dei prezzi, signori. 20.000 euro, vi diamo l'aspirapolvere che pulisce la città.